Farsi spazio nella città storica, analisi tipologica e progetto per la rigenerazione di Ragusa Superiore è stato il tema affrontato nel corso dell'iniziativa promossa dal professore Giorgio Flaccavento, durante la quale gli architetti Davide Aresti ed Emanuele Leggio hanno illustrato la loro ricerca. Questa vicenda risale, io sono professore di storia, dovete permetterlo, ai primi del Novecento. Quando alla fine dell'Ottocento l'ingegnere Giovanni Migliorisi fece il piano di espansione, poi diventato piano regolatore della città di Ragusa, in pratica giustamente se da un lato prevedeva l'infittirsi delle case, delle strade, che oggi rappresenta un problema sia per la dimensione minima delle case stesse, sia per i discorsi di traffico, previde un sacco di spazi pubblici, piazze, giardini, che poi, quando diventò sindaco, non furono realizzati. A noi oggi spetta il compito di realizzare un progetto che invece è abortito. Però, quando si dice diradamente spazi pubblici, e come li facciamo? Allora, io sono fiancheggiato da due validi architetti giovanissimi che si sono assunti questo compito di studiare come il diradamento e gli spazi che ne conseguono possono essere utilizzati per la rigenerazione della città. Noi abbiamo diciamo, studiato per circa un anno, abbiamo elaborato questa ricerca sul centro storico. E oltre a quello che ha appena detto il professore, quindi alle strategie di rigenerazione del centro storico, noi ci siamo concentrati moltissimo anche su un nuovo modo di osservare e di sondare il centro storico di Ragusa Superiore. Ovviamente si tratta di un'analisi, e questo è importante da dire, che è sempre finalizzata al progetto, quindi oggi parleremo moltissimo anche di questo argomento. La nostra è una tesi che investiga intorno al tema della demolizione, della ricostruzione, della demolizione totale, della parziale ricostruzione e diciamo, proprio per questo motivo si intitola Farsi spazio nella città storica ed è un lavoro che noi diciamo, mettiamo anche in qualche modo oggi a disposizione. Della comunità affinché alcune delle strategie che noi abbiamo provato a elaborare, delle cose che abbiamo notato, possono essere effettivamente delle operazioni, possono diventare, diciamo, delle operazioni di intervento sul centro storico di Ragusa Superiore.